Se andiamo in finale ti faccio capire di come c'è parte. Capelli come me, l'ha detto, io traiardo solo per i capelli. Però facciamo così, se vinco mi dai il G63 per un giorno intero. E andiamo. Se vinco G63 allora traiardo a manetta. No. È tutto confermato. Tutto confermato. 5-2 potrebbe riaprire non poco. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio vlog. Lo faccio col telefono rotto perché vabbè, la provo. Ciao. Perché mio fratello che è stato male, una volta volevo fare cose seriamente, non le faremo. Mio fratello, purtroppo oggi siamo contro. Ma vogliamo giocare insieme lo stesso? Ce la passiamo. Come andiamo? Qua ragazzi, solo giocatori veri. Questa lobby è solo giocatori veri e gemelli. Sono attrezzato, eh. Un po' rovinata, però ci sono. No, ma cosa c'avete in faccia voi? Ed ecco la squadra che affronteremo all'ultima partita stasera. Ciao a tutti. I miei due nuovi acquisti. Ragazzi, non sono miei, però sono a darci una mano nella causa. Ragazzi, guardate quanto sono professionali questi. Tutti verdi. In serio, mamma mia. Invece questo è il più grande chiavatore del declino. Mamma mia. Abbiamo il mister, che è in condizioni pietose. Oggi cosa facciamo? Oggi sono mister a metà, perché è un onore stare in panchina. Brivi, anche perché noi siamo una coppia padel. Cioè, nel senso, lui capisce di calcio, tu non esatto. Capisci. Lui è UEFA B, io sono UEFA C, quindi e lui è un procuratore che contro calcio. Sì. Manfredi, ancora non hai capito che acquisto hai fatto. Bel acquisto, ma più volte tutti noi. Ma più o meno forte di te? Più forte. Ah, beh, almeno. Ragazzi, siamo qua in tribuna, qua insieme a Andrea, direttore di tutto in realtà. E anche gran giocatore che non potrà far parte della nostra squadra, veramente purtroppo. Vedremo i nuovi acquisti. Iniziamo a guardare Fucina contro Oregon. Faccio il mio pronostico, io dico vincono gli Oregon. Però attenzione, primo piano. No, non vengo. Fai attenzione, fai in. Ma che roba è? Attenzione. Il demone di Tarre. Vai demone. Che roba è? Eccoli qua, ribelli. J-Vlog, ragazzi. Non molla niente, J-Vlog. Supportate il progetto. Allora, guardate questo. Sembri mio zio Natale con le maglie dell'Inter. Miei boys. Tu che dici, quanto finisce? 6 o 8. Per chi? Ah, 6 a 8, ok. 20 minuti, ci andiamo a scaldare. Fa veramente freddo, eh. Siete pronti? Siamo pronti. Dobbiamo andare a scaldarci? No, venite qua e devo farvi la foto. Ragazzi, no. Facciamo le... Vabbè, te li caccio io che sono capitano. Ok, chiamati un altro. Iniziamo da qua. Foto. Vai, vai. Facciamo in ordine così, dobbiamo fare tutti la foto. Ragazzi, vi dico solo una roba. Gli avversari stanno cantando. Non so neanche il titolo, ma è ultimo. Quello sì, che fa. Sì. Un'altra loro, vita. Loro stanno cantando a tutto ultimo. Volume. Ultimo. Di qualcosa su Berlino. No, preferiscono. Se andiamo in finale, vi faccio capire di come c'è male. Capelli come me, l'ha detto, io traiardo solo per i capelli. Ragazzi, si sono aggrappati al tank. Vi dico solo questo. Mosca. Se capisci che cose stavano male. Scappa. Mamma mia. Ho dovuto tagliare la maglia, iniziamo male, eh. Tagliato la maglia perché ho chiesto la M, cioè la L. Cazzo, sono alto. 38 centimetri. Allora ragazzi, qua ci scaldiamo. Tiro, rete. L'unica rete che farò contro io Olimpo. Spoiler. Allora partiamo subito. Saranno partite un po' strane, qua shootout di Sespo con telecronaca un po' strana, inguardabile. Shootout di Sespo. Qua Pasariello, cosa succede? Pasariello indecente pure lui. Gli Olimpo si fanno avanti, niente pure loro. Cioè praticamente degli scarsi siamo. E beh, il tanke Dennis. Non può sbagliare. Porrini non può sbagliare neanche lui. E invece sbaglia pure lui. Incredibile. Se sbaglia lui devo sbagliare anch'io per forza. No, ancora buona. Porrini ancora. Buono. J-Pata, due all'ora. Vabbè. Cosa sto facendo? Manco me lo ricordo. Dove va? Bravo lui però qua. Bravo lui. Fratino, rete. Con la palla in mezzo. Mano, no. Buona. Rinvia. Tanke, palla per Christian, il tiro, parata, gol, incredibile. Comunque alla fine abbiamo perso. Cosa pensi tu? Niente. Vabbè, dai raga, non abbiamo perso tutto, adesso abbiamo altro da giocare. Abbiamo perso malamente, però abbiamo la fortuna di poterci ripetere, quindi adesso ne facciamo un'altra fra mezz'ora. Questo è l'uomo che mi marcherà. Questo è J-Vlog, bro, eh. Sono pronto a batterti, lo sì, sai, vero? Sì, lo so benissimo, non ti preoccupare. Perfetto. Però facciamo così, se vinco mi dai il G63 per un giorno intero. E andiamo. Taglia. Se vinco G63 allora traiardo a manetta. No. Hai rotto il cazzo. Ah, J-Vlog, però devi salutare. Ah, J-Vlog. Ciao J-Vlog. J-Pata, questo è per te. Vai. Applauso, grazie. Bravo, bravissimo, bravo. Molto bravo. Classico.
Ragazzi, siamo qua a guardare la Parza. Solo questo ci rimane fare. Con il nostro Marco Rosa, il nostro team. Eccoci qua. Ora chiedi, Oh! Forza, ragazzi! O come c'è l'esmo, me lo piano. Seconda partita. Più tesi di prima, sinceramente. Ma anche più scialli, perché arriviamo con poche aspettative. Qua Christian al volo. Cos'è sta roba? La lunga per Gipata, perfetto, controllo, il tiro di sinistro, fuori di poco. Poi ancora Gipata, 1-2 col tank, perfetto, riuscito, Gipata, ancora. Fallo, direttore. Ok. Qua, tank, palla dentro per Gipata, è buona, Gipata, il mancino, ma che bidone, madonna. Bravo di Reggie K qua. Questa partita, ragazzi, siamo arrivati, devo dire la verità, qua mi piaceva scivolare, siamo arrivati un po' impreparati perché la pioggia ci ha preso la sprovvista, sapete com'è, sono 30 anni che non piove invece. Qua Bertocchi di mancino, buono, Gipata ancora, in supra uno, fallo, quanti falli prendo a partita? Il tiro rete, incredibile, bravo il videomaker che ha preso, che poi era Marco Rosa, sì, la rete, qua ci speravo, ma poi Bertocchi, la palla dentro, il tiro, parata incredibile, buono. Qua di Reggie K ancora per Bertocchi. Sì, sono degli spezzoni, non sono le partite ovviamente. E io non sono né Matosce né Pancio, sono scarso. Di Reggie K, rete. Di Reggie K, ragazzi. Di Reggie K. Portierone. La Gipata, l'assist per buono. Fa finta di dare la Gipata, poi tira e insacca. E c'è la rete, ragazzi. Partita tiratissima, devo dire la verità. Loro bravi qua anche con Maui che la butta dentro. E riescono ad andare in vantaggio. Io qua ho detto vabbè, si è messi male. Tocca tirar fuori la bacchetta. Ma stavolta la tira fuori Christian e insacca all'angolino. E pareggiamo, gol che ci dà un morale incredibile. E poi arriva la punizione. E qua il commento di Pancio era: come è uscito? Ecco qua, proprio qua, come è uscito? Sembra Oliver qualcosa, non mi ricordo. Poi scarto un altro e insacco alla destra di Reggie K. Di Reggie K. Un gol pazzesco, ragazzi. Devo dire la verità, un gol pazzesco. Ho tirato fuori proprio il coniglio dal cilindro. Infatti la bacchetta del mago di, non Drozzano ma Cristallo, ci ha portati poi alla fine con Buono che para. E andiamo a glorificare questa splendida giornata. E passiamo alle fasi finali, purtroppo, contro la squadra che è troppo strutturata bene per non vincere. Però qua, ragazzi, impresa, ci godiamo l'impresa. Siamo troppo contenti, veramente, veramente clamoroso, non ci davano un euro, eravamo al 6% di in percentuale eravamo al 6% di possibilità di passaggio, ragazzi, pazzesco. E andiamo, tutti sì, noi! Andiamo! Il portiere più forte della Coppa. E andiamo! Ragazzi, siamo a casa, ora ci riposiamo, perché direi riposo meritato. Mamma mia che giornata. Adesso dormiamo, domani mattina ci svegliamo. Secondo me possiamo anche dormire un po' di più. Ho appena finito di guardare la finale, che era Fucina in semifinale. Ci vediamo domani che facciamo la semifinale con Red Rock. Sarà, non dico impossibile, però quasi. Ma ce la giochiamo, ciao. E gioco normale, e poi tutto. Oh, ragazzi, J-Vlog. Aspetta, metti un po' di... No, dai, che c'ho, fermo, sono tutto bruciato. Un po' di lacca, alza un po' la cristina. Eccoci qua, J-Vlog. Come sono piaciuto, vediamo. Ma sei indecente, sei. Dai, ragazzi, sostenete il progetto J-Vlog, perché vogliamo mandare tutti J-Pad a fare il J-Trapianto. Ragazzi, seconda giornata di J-Vlog. Bentornati, benvenuti. Oggi abbiamo semifinale di Red Rock. Partita che sulla carta ci vede sfavoriti, direi nettamente, come sempre. Però non molliamo, andiamo a combattere come abbiamo sempre fatto. Provare a scrivere la storia di nuovo. Fagli mettere il profumo prima della partita. Non perché sono profumino, ma per un fatto di scaramanzia. Sempre portato bene. Dai, andiamo. Non scienza di qua. Allora, devo dire la verità. Il profumo non ha portato molto fortuna. Tanto i risultati già li sapete. Qua entriamo in campo. Le riprese sono migliori perché Gino, Dani V-Maker, è sopravvissuto alla febbre e sta bene. Corro come un matto, ma ovviamente il fic è più veloce. O comunque è stato più veloce qua. Qua Sergio Cruz, il tiro subito in sacca, partiamo malissimo, malissimo, veramente molto male partiamo. Vabbè, ma sapeva, loro squadra strutturata, noi senza degli schemi. Qua però la palla è bellissima per Gunther, forse un po' lunga, infatti ci arriva
Per poco non ci arriva perfettamente. Qua però Gunther che è ispiratissimo. Il controllo ancora Gunther. Paladetto per il tanque. Non va il tanque. Peccato cazzo. Attenzione con la J-Pata. Protegge palla. Paladietro di tacco per Gunther. Che spara alto. La J-Pata al paladietro per il tanque. Mamma mia. Però ce l'abbiamo avuto le occasioni. Qua il tiro si inventa un gol. Il loro 9. Che era ispiratissimo. Devo dire un po' sfigati noi. Però nettamente sotto di loro, c'è poco da dire, loro superiori, strutturati, qua il tanque, un grande onore per me giocare con lui, il mancino mio che non va a buon fine, ancora io mi faccio vedere, provo il tiro, fuori di poco, in realtà di tanto, qua il gran gol suo del 9 contro noi che, cioè veramente, vabbè poi il gol l'ha messa lì, però noi dei birilli, questo però, cioè, c'è da dire, bravo lui, tanta roba il gol, noi birilli, ma lui bravissimo, qua Cristiana palla dietro, tanque, recupera il loro numero 12 se non mi sbaglio, non ricordo adesso infatti perché qua poi mi rialzo, poi sento tipo una vite che entra nel ginocchio e inizio, qua mamma che male, qua ho detto vabbè niente, però guardate io prendo praticamente una botta e poi storto il piede, non ho capito cosa è successo qua ragazzi, stavo troppo male, troppo, vi giuro avevo tipo una vite che mi penetrava il ginocchio. Poi vabbè al dottore gli ho spiegato al volo cosa avessi e mi ha schiacciato proprio dove avevo male, però per capire, per fare le prove, crociato, non crociato e da lì niente. Da lì ragazzi stavo proprio male, sto ginocchio, comunque sta gamba mi sta dando dei seri problemi, spero di rientrare presto, oggi che sto facendo il voiceover sto meglio, devo dire la verità, poi mi portano in barella e arrivano i miei amici a salutarmi. Però qua ragazzi mi sentivo malissimo, avevo le convulsioni dal dolore. Faccio tutto per scherzo, mi sono rotto il ginocchio. Si può far salire. Ragazzi, mo a maggior ragione supportiamo il progetto. J-Log. Ha bisogno di un trapianto e di un ginocchio. Allora raga, riesco a camminare piano piano. Sinceramente non lo so che cosa ho al ginocchio. Non è un video che ho voluto fare questo per sfruttare l'hype, ma perché è un J-Vlog che si deve concludere in modo sereno e contento come abbiamo fatto gli altri due. Questa settimana vi farò sapere cos'ho perché farò la risonanza. Comunque non so se il ginocchio, perché tra ginocchio e quadricipite, non so cosa sia, ha messo in mezzo popliteo, ha messo in mezzo il quadricipite, ha messo in mezzo il collaterale, menisco, non so niente, non capisco. Comunque vi faccio sapere, questa settimana farò la risonanza se riesco. Vi mando un abbraccio e vi ringrazio per la vicinanza che mi avete dimostrato e ancora il supporto come sempre che mi dimostrate. Sono il mago di Rozzano ma anche il mago di Cristallo. Mi raccomando iscrivetevi, mettete like e fatemi sapere sempre se il vlog vi piace perché a me diverte farlo e mi diverte portarvelo. Un saluto da J-Pata, ci vediamo presto, anche sul campo ve lo prometto.